Aspetta, perché qua siamo. Allora, è successo una qualcosa. Dunque, aspetta che giriamo dalla parte di là. Guardiamo se si vede di qua. Oh, ok, perfetto. Non va toccata questa parte qua sotto con scritto termina. Va bene? Ok, benissimo. Allora, adesso ci siamo. Siamo tornati un pochettino. È un po' così, bambini. È un pochettino così in questi giorni. Non potevamo rifare però tutto, perché poi se devo risaltellare di nuovo è un grande problema. Insomma, è questa cosa così. Allora, attenti bene. Abbiamo detto che la smemorina si smemora un po' tutto, no? Allora, siccome si smemora tutto, ho deciso di fare uno smemomemoria, uno smemorando, uno quel coso lì, quella cosa che quando tu l'appendi, no? Ci sono poi tutte le cose che devi fare durante la giornata. Avete capito? No, neanch'io. Allora, che cosa ci serve? Attenzione, io vi dico le cose che userò io, però si possono usare tanti altri materiali, perché io lo so che adesso siamo a casa da un po' di settimane e magari un po' di materiali li abbiamo finiti, capito? Allora, quello che potremmo usare è, per esempio, che ho usato io avevo qua del feltro di colore marrone e poi ne avevo di colore nero. Voi potreste benissimo usare anche il cartone, guardate qua. Da dove io prendo il cartone, sapete quando vai a fare la spesa tipo all'Esselunga così che ci sono i cartoni, prendo questi qua, tri 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 tric, e posso tagliare questo, oppure ancora posso usare soltanto semplicemente della carta Eva, questa qua avete presente? Perché io lo so che voi avete tante cose anche in casa. Allora io vi faccio vedere adesso cosa faccio per prima cosa invece con questo panno di feltro. Ho deciso che faccio. Dunque, pensavo di fare un daino, poi quando l'ho provato a fare ieri, più che un daino sembrava un chihuahua. Quindi ho detto, ma facciamo un chihuahua, va bene? Allora, attenti bene. Per prima cosa prendo il mio panno nero e decido che ci voglio fare. Prendo ovviamente un uniposca bianco, Decido che ci voglio fare un bel nasone. Guardate, io faccio un bel nasone. All'incirca, perché poi quando lo ritagliamo, aspetta, prendo la forbice quella grande perché io la lascio sempre da tutte le parti. Voi lo sapete che io mi dimentico sempre dove sono le forbici, però. Allora, nasone, ritaglio il mio nasone. Ma davvero, volevo fare un daino, ho detto gli faccio anche le corna che si chiamano palco, e invece è uscito un po' un chihuahua. Sapete perché ho usato il feltro in questo caso? Perché io ho preso anche da poterci mettere dei bottoni. Però adesso vi faccio vedere che cos'altro potreste usare se per esempio non avete il feltro, perché si può fare con tantissime altre cose. Adesso sto tentando di fare un naso un pochettino più diritto da come l'avevo fatto, Abbiate pazienza, ma vedete, perché la smemorina non prende mai le misure. E le fa un pochettino così a occhio, però poi c'è l'occhio che va a est, quello che va a ovest e siamo rovinati. Ecco qua. Questo è il naso. Ora prendo il feltro, questo qua grande, e metto qua il mio naso. Attenzione bene, adesso io utilizzo, vi ricordate che vi ho detto dell'uniposca? L'uniposca nero? Allora faccio il contorno qua del naso. Contorno del naso. Contorno del naso. Poi decido che, ecco, guardate così, tra 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 tra, e poi gli faccio le orecchiette, e le orecchiette gliele faccio così. Santa Ginevra, di qua sarà un pochettino più strano, ma tanto sono sempre strampalate un po' tutte le cose della smemorina, vero? Ecco così. Volendo posso ripassarci e fare il bordino un pochettino più grande, così controlliamo anche un attimino se è stato fatto abbastanza tondo. Così, aspetta, così lo potete sistemare. Conviene che tu lo faccia dal davanti, così lo vedono dal davanti. Aspetta, grazie. Ok. E adesso lo andiamo poi a ritagliare.
lasciando un pochettino il bordino nero. Diciamo che io questa parte qua l'ho già ritagliata. Ok, ecco qua. Ho fatto così e ho ritagliato. Vedete, qua ci devo mettere il mio nasone. Il naso che io ho preparato per questo qua è un pochettino più grande, quindi lo contiene poi tutto. Adesso devo fare gli occhi. Quindi, sempre il mio Uniposca, prendo la carta Eva, per esempio io ho la carta Eva quella bianca luccicosa e a me piace fare quello con l'occhio più grande e un occhio più piccolo. Quindi faccio un occhio più grande e un occhio più piccolo. Non so perché, ma siccome la smemorina è sempre un po' con gli occhi sbirciolati, allora questa cosa mi piace un sacco. Ecco qua. Così. Voi potete mettergli gli occhi storti, uno che guarda in su, uno che guarda in giù, uno che guarda di qua, uno che guarda di là, potete metterli come vi piace di più. Ecco così e andiamo a ritagliarlo. Dovete aggiungere questo video a quello di prima perché ci siamo sconfusi tutti qua. Oggi sono dei giorni, te ve l'ho detto che sono dei giorni un pochettino strampalati. Forse perché dovevamo fare il cane strampalato ed è successo così oggi. Allora, ecco qua. Ve l'ho detto che ci serviva la colla stick, vero? Sì, ve l'ho detto. In questo caso abbiamo fatto due occhietti. Ci andranno messi al nostro cagnolino. Ora, stessa cosa, facciamo anche il nasino da mettere sopra il nostro musetto. Sempre con l'Uniposca, e vi ricordate, magari qualcuno non lo sa ancora bene, però ci sono tanti tipi di pennarelli. Dunque, i pennarelli quelli che si usano per i bambini, i pennarelli che si usano per i bambini non vanno mica bene, perché i pennarelli che si usano per i bambini poi si spatasciano, si pucciacchiano e poi si sbavano da tutte le parti. Poi ci sono però dei pennarelli che si possono usare quelli indelebili. Non è uguale. L'unico che funziona bene è l'Uniposca. Perché vi sto parlando così? Perché intanto questo asciuga. Perché si deve asciugare un attimino. Perché l'Uniposca una volta che è asciutto, poi dopo non sbavacchia da nessuna parte. Allora io faccio così. Guardate qua. Se per esempio avete fatto il musino del vostro cagnolino con il cartone, è ancora più semplice poter usare la colla stick per poter attaccare il nasino. Con il feltro ci vuole un attimino di più perché tenga, per cui prendo poi la mia colla stick, metto qua dietro e l'attacco. Ora, questo andrà qua così. Ora, però, io voglio metterci la linguetta, perché sulla linguetta io scriverò i giorni della settimana. Quindi prendo, io in questo caso ho la carta Eva. Allora, in questo caso conviene che voi prendiate un qualcosa che si possa in qualche modo ritagliare, cioè ritagliare per farci l'occhiello, eh. Allora, faccio una linguetta così. La ritaglio. Aspettate, io faccio prima così e poi la ritaglio bene. Tri. E adesso vi faccio vedere un segreto. Allora, per prima cosa a noi servono. Io per esempio voglio fare uno smemorando per i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì.
Quindi devo prendere questa linguetta qua, la ricalco tante volte quanti sono i giorni della settimana che mi servono. A me li servono lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 5. E poi faccio una cosa di questo tipo, scrivo da questa parte bene. Allora, vi ricordate che vi ho detto che potete usare dei bottoni? Bottoni. Chi non avesse però i bottoni può anche prendere per esempio delle perline un po' grandi, o anche se avete gli scovolini potete farli un po' annodati come se fossero un nodino, perché io adesso dovrei cucire questo bottoncino qua. Vedete? Quindi ago e filo. Aspetta, non lo trovo mica sempre subito tutto quanto io. Allora, ago e filo perché io lo sto facendo sul feltro, quindi ago e filo. Se invece ho la carta Eva, posso provare un pochettino da cucirlo, però prestiamo attenzione, dietro dobbiamo metterci un bel po' di colla a caldo per bloccarlo tutto bene bene, perché altrimenti dopo che l'ho cucito. Quindi passiamo al fatto che io l'ho cucito. Aspettate perché ne ho già preparato uno, così vi faccio vedere. Ecco qua, vedete? Ago e filo e ho cucito il bottoncino che andrà qua. Cosa faccio con la mia linguetta? Vi ho detto che ne ho preparate 5. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Che cosa ho fatto però per poterla attaccare qua? Ho preso la linguetta e l'ho tagliata così. Vedete? Ho fatto una specie di occhiello per poterla inserire in questo modo. Vedete, qua c'è un bottoncino. Tricchete. Ecco, vedete che adesso ho la linguetta? Questa linguetta è del lunedì perché mettiamo che oggi sia lunedì. Le altre linguette ci serviranno per gli altri giorni. Ora, attenti bene che cosa ho fatto io. Io avevo questi, come si chiamano, bottoni, questi bottoni di colori diversi. E ho pensato, alla smemorina serviva fare un qualcosa per ricordarmi cosa fare la mattina e cosa fare il pomeriggio. Però, per esempio, se voi magari siete due fratellini, fratellino, sorellina, 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 sorellino, fratellino della sorellina, della cugina, della... Avete capito, vero? No, meno male perché non è che posso ricordarmi tutto quanto io. Però, se voi magari siete in due, potreste invece che fare mattina e pomeriggio, potreste mettere i vostri nomi. E io per ricordarmi qual era la mattina e il pomeriggio, sapete dove li ho messi i nomi? Sugli occhi, sì. Per esempio, in questo caso possiamo mettere i vostri nomi. Guardate bene, avete due occhietti, no? Magari non lo so se c'è. Facciamo l'esempio della Anna e della Lara. Potrebbero mettere scritto Lara da questa parte e Anna da quest'altra. Ok? Così sanno che un occhio corrisponde a una di loro due. Poi vedete, io qua per esempio ho dei bottoni di colori diversi. Potete anche colorarli, eh? Oppure, come dicevo, potete usare dei corallini invece dei bottoni, un po' grassocci, prendeteli, capito? E allora con la colla a caldo io andrò ad attaccarli sopra gli occhi. Così, no? Come vi dicevo, però, la fata smemorina ha preparato, siccome è una sola la fata smemorina, per fortuna, ha preparato invece che i due nomi dei bambini che hanno il fratello e la sorella, ha preparato mattina e pomeriggio. E ho incollato con la colla a caldo, ecco qua, vedete, ho incollato i bottoni, quello della mattina e pomeriggio, quindi mattino, pomeriggio. Qua potrebbe essere scritto Lara e Anna, oppure Francesco e Anna. Oppure, insomma, tutti i fratellini, oppure Simonetta e Noè. Così ogni bambino sa che cosa deve fare. Adesso dobbiamo però preparare dei cartoncini perché qua intorno, dove vedete che c'è il testone grande del Chihuahua, allora qua intorno noi dovremo mettere che cosa dobbiamo fare durante la mattina o il pomeriggio, oppure cosa deve fare Lara e cosa deve fare Anna. Così non se lo scordano più. Quindi
prendiamo dei cartoncini colorati. Io per esempio ho deciso, siccome avevo dei bottoncini verdi e dei bottoncini rosa, ho deciso di farli rosa e verdi. Quindi prendo una riga e io mi segno, per esempio, non lo so, io che ho trovato utile sono 6 centimetri, 6 centimetri di lunghezza così. Tricchete. Però potete farli anche a forma di cuore, a forma tutte le forme che vi vengono in mente. Poi ho deciso di metterli così, sempre a distanza di 6. Non fa niente se non li fate diritti, ma adesso vi faccio vedere perché. Perché a me, che piacciono le cose un po' spatasciose, io metto sempre sotto qualcosa perché altrimenti spatascio sempre tutto. Quindi mettiamo sotto qualcosina, va? Quando cerchi qualcosa non lo trovi mai. Perché a me, per esempio, piace questa idea qua, di farli un po' così. Vedete che faccio un pochettino a mano così. Non proprio proprio diritti. Poi li ritaglio. Ecco qua. Io ne ho ritagliati, per esempio, 4 di quelli rosa e 4 di quelli verdi. Vedete che così quelli verdi li metteremo dalla parte di qua e quelli rosa dalla parte di qua. Poi ho preso delle mollettine. Guardate, io ho trovato queste mollettine, però per esempio se voi avete va bene anche le pinzette, qualsiasi cosa avete in casa un po' che io posso prendere, aprire, infilare i cartoncini così, voi le potete usare, qualsiasi cosa avete in casa. Quindi io con la colla a caldo, però per ricordarmi che questa parte di qua era quella verde, allora con la colla a caldo, eccomi qua con la colla a caldo, ho preso la mia mollettina, ho messo un puntino di colla a caldo, ed ecco qua, ho messo, vedete così? Ecco che ne ho preparati un po', Ne ho preparati per esempio 4 verdi, cioè questo che svolazza, 4 verdi e 4 rosa. Ecco qua, così vedete, 1, 2, 3, 4, prepariamo anche questo qua rosa, così sono 4 e 4. Ecco, per vedere dove farli andare, converrebbe prendere il nostro cartoncino, così vedete un attimino dove potete metterli. Questo qua, quello rosa. Rosa. Ed ecco che andiamo allora ad attaccare le nostre mollettine, adesso guardiamo bene dove poterle posizionare, per esempio io decido che questa la metto così, questo così, per esempio questo qua, dunque, dovete guardare bene gli spazi, perché quando poi lo appendete dovete avere lo spazio per tutti. Quindi sarà più o meno una cosa di questo tipo, ok? Adesso sgancio i nostri cartoncini, così non li spiccico tutti quanti. E con la colla a caldo vado ad attaccare. Facciamo una cosa, prima facciamo anche gli occhi, perché io qua
Altrimenti la fata smemorina va sicuramente a fare qualche danno. Quindi da dietro. Come ripeto, qua io ho scritto mattino e pomeriggio, però potrebbe essere Lara e Anna, capito? Adesso prendo e metto la colla a caldo sulle mie mollettine, nel posto dove le avevo scelte di mettere. Con la caldo la fate usare a mamma o alla nonna o papà, insomma, chi è capace comunque di usarla, eh? Qua non è che sono andata un po' sugli occhi. Sì, come sempre. Ma niente. Questa la mettiamo così. Questa così. Questa così. Attenzione, adesso voi potete usare i vostri pennarelli normali e decidete, tipo io per esempio la mattina, voi ve lo ricordate qual è la cosa fondamentale di tutte le mattine? Qual è? Pettinarsi, bravissimi, quindi fate così tutti quanti. Sono un po' troppo spettinata io oggi, non ho i capelli per pettinarmi bene. Voi ce li avete? Pettinatevi bene, bene, bene. Allora, quindi, la fata smemorina, la mattina si deve ricordare di pettinarsi, perché poi me lo dimentico anch'io, e poi di lavarsi i denti, perché magari qualcuno se lo dimentica e sarebbe meglio ricordarselo. Allora, che cosa facciamo? Prendiamo dei fogliettini bianchi. Cioè, avete presente i fogli quelli per la fotocopiatrice? Così, ecco, e iniziamo a disegnare tutto quello che ci interessa. Per esempio, non lo so, facciamo che la fata smemorina si deve pettinare. Quindi facciamo il bel disegno di un bel pettine. Così lo coloriamo bene. Io lo so che voi siete più bravi di me a pitturare, eh? D'altra parte. Ecco. Adesso voglio fargli un bel bordino nero. Così è. Ed andremo a ritagliare. Così la smemorina potrà ricordarsi la mattina di pettinarsi i capelli. Non ho fatto dei disegni grandissimi perché guardate, dobbiamo metterli poi no sui nostri fogliettini. Però per esempio stavo dicendo, se per esempio invece non dovete fare la mattina e il pomeriggio, ma dovete ricordarvi, non lo so, che Lara deve fare una cosa e Anna ne deve fare un'altra. Invece di fare mattina e pomeriggio, Lara magari la mattina dà da mangiare a Cico e l'Anna al pomeriggio gli pulisce le cacchette del Cico. No, vabbè, lo so, d'altra parte mi sembrava una bella idea che puliste anche le cacchettine del vostro Cico, però vabbè, niente, il Cico è il loro, cos'è, un'iguana? È un coccodrillo, qualcosa che vola, quello che ripete, cos'è? Un fenicottero. Non mi ricordo più. Comunque sia, c'hanno anche il Cico, l'Anna e la Lara. E allora ecco che dovranno scrivere anche le cose che servono al Cico. Poi, per esempio, se in famiglia siete in tre bambini, allora potete usare anche il nasino e fate la stessa cosa. Quindi poi attaccherete delle mollettine nella parte sotto dove c'è il nasino del colore che avete il vostro nasino. Ecco qua, guardate. Tracchete. Questo me lo devo ricordare di fare la mattina e ho detto che la mattina è rosa, quindi prendo la mia colla stick. Spicciucchete! Ecco qua, guarda. E devo ricordarmi che cosa devo fare, quindi scrivo pettinarsi.
Ecco qua. Tra le cose della mattina la smemorina deve pettinarsi. E poi cosa deve fare? Deve lavare i denti. Capito? Sto così. Deve lavare i denti. Poi chissà cos'altro deve fare la mattina, non me lo ricordo in questo momento. Allora lascio dei cartoncini vuoti così, no? Ecco così. Il pomeriggio, per esempio, qualcuno di voi è alla scuola di calcio? Ecco, scuola di calcio. Oppure potete scrivere tutte le cose che servono a voi. Per esempio, la cosa che serve a tutti, fare i compiti. Bravi! Questa è una cosa che si fa anche in questi periodi. Fate i compiti, perché il compito è il vostro lavoro. Voi dovete aiutare, tutti quanti noi dobbiamo aiutare in questo momento. Quindi voi dovete aiutare le mamme e i papà, zii, nonne, cugini, nipoti, cognati, del fratello, dello zio, del nipote, del cugino, quello che avete capito voi. Dovete fare il vostro dovere. Il vostro dovere è fare i compiti. Com'è? No, il dovere della fata smemorina è giocare. D'altra parte, io i compiti li ho già fatti. Non me lo ricordo, però comunque i compiti vanno fatti. Ecco qua, mettiamo qua. Compiti. Va bene? Così ognuno sa che cosa deve fare. Compiti. Ecco, a questo punto, attenzione, perché dovremo poi appenderlo questo. Quindi lo giriamo. Possiamo dare anche dei puntini, forse è meglio se avete per esempio il feltro, se lo incollate, cioè invece di incollarlo lo cucite. La fata smemorina che riesce a cucire una cosa ogni 25 anni, per i prossimi 25 anni a posto perché ho cucito il bottone e quindi... Ecco, per esempio in questo caso qua potremmo fare anche una cosa di questo tipo, no? Siccome questi qua sono un po' strampalini, ecco, allora facciamo una bella roba, che così rimangono belli fissi, cicchicci, e cicchicci dall'altra parte, vedete? Ecco, ok. Allora adesso... Anche qua, se avete il feltro, potete cucirlo oppure potete passare con la colla a caldo. Ma attenzione, perché io ho i giorni della settimana, oppure se faccio più cartoncini perché per esempio il martedì, quindi lunedì ho questa cosa, però poi adesso è arrivato martedì, ne ho un'altra e io devo usare un cartoncino diverso. E mi serve metterli da qualche parte e non credo che li possiate tenere nella borsa della mamma. Quindi li metteremo qua in questa taschina qua. Capito? Questa diventa una taschina. Con qualsiasi materiale voi lo facciate, avrete qua una taschina. Quindi facciamo una cosa di questo tipo. Cuciamo oppure mettiamo anche la colla a caldo soltanto qua tutta la lunghezza, ma non sopra. Vedete che non è sopra? E spicciucchete. Attacchiamo. Quindi questi poi li metto qua dentro. Vedete? Ecco qua. Qua dentro. E voilà. Togliamo tutti i puntini. Cosa ne dite? Il vostro smemo memo? Cosa dite? Beh, mi sembra una buona idea. Adesso io vado avanti a disegnare tutte le cose che poi devo ritagliare. Le disegno con i pennarelli su un foglio bianco e poi le ritaglio e le incollo qua sopra su questi pezzettini, avete visto? Sì, perché così è più bello. E vado avanti perché altrimenti poi io mi dimentico delle cose. Ah, aspettate, mi stavo dimenticando una cosa. Lo sapete che giorno è oggi? Oggi è giovedì. Giovedì alle 8:30
E c'è la fiaba della buonanotte della fantasmemorina. Quindi ci vediamo anche stasera in diretta Facebook, qua dove siete, qua sotto, qua sopra, in parte di qua, di là, di su e di giù. E ci vediamo alle 8:30, va bene? Però voi mandatemi i disegni. Vi devo però dire anche una cosa. Io ho dei bambini che sono a casa davvero da 3 settimane e che hanno fatto tutti i lavoretti. Sì, Alice, sto proprio parlando di te. Ha fatto dei lavoretti bellissimi con quello che aveva a casa. Aveva soltanto a casa della carta, degli stuzzicadenti, dell'ovatta, del cartoncino, dei fogli bianchi. Però li ha fatti tutti e anche se non sono colorati, sono proprio bellissimi. Alice, sei stata bravissimissima. Come invece la fata Aspirina, che invece a casa ha di tutto, ha fatto delle cose meravigliose. Alice, l'abbiamo già detta l'Alice che l'ha fatto? Sì. No, però mi ha fatto vedere anche, oggi c'è una nuova amica che mi ha scritto, che mi ha fatto vedere il suo lavoretto, e si chiama Anita. Ciao Anita. E mi ha fatto vedere il suo lavoretto. Lei ha fatto quello con le improntine, quella dei folletti per proteggerci tutti quanti, no? E anche lei è stata bravissimissima. E poi, aspetta, io devo ricordarmi tutti quelli che l'hanno fatto anche, perché dopo vado un attimino a vedere, non è che mi ricordo tutto quanto io, però siete stati super mega bravissimi con tutto quello che avevate a casa. Quindi un bacione anche alle vostre mamme o alle nonne che vi stanno in parte per tenere la colla a caldo, va bene? Allora ci vediamo stasera alle 8:30, un super bacio. Casca tutto.